Ciao a tutti da Non Solo Anima TV, siamo in compagnia di Jayadev che ci parla di Ananda Yoga. Ananda Yoga si basa sull'ispirazione di Paramahansa Yogananda, grande maestro che è venuto in Occidente, era il primo maestro che è venuto, grande maestro dall'India, per insegnare l'antica vera scienza dello yoga, che come scopo ha l'espansione della coscienza fino all'infinito, che si chiama Samadhi, beatitudine, vera profondità interiore. E poi il suo discepolo, Swami Kriyananda, ha creato le comunità Ananda, dove io vivo da oltre 20 anni, e ha creato anche, tra molte altre cose, lo stile di Hatha Yoga, che si chiama Ananda Yoga, che è uno stile di yoga che cerca di comprendere tutto l'essere umano, che consiste, sempre secondo antichi insegnamenti di Yogananda, di corpo, mente e spirito. Il nostro yoga, Ananda Yoga, allora cerca di stimolare il fisico in maniera sana, che uno si sente bene fisicamente, poi mentalmente la parte psicologica ci influenza tantissimo, si può anche influenzare molto con lo yoga, e soprattutto la parte spirituale, perché è la nostra parte più profonda. Secondo Yogananda, se il corpo va bene, se abbiamo anche soldi e tutto quanto va bene, ma la parte più interiore spirituale non funziona, siamo veramente poveracci. Ma se uno si sente ricco, pieno da dentro, puoi anche essere povero volendo e ti senti comunque pieno, ricco e felice. Allora non voglio dire che vogliamo essere poveri, no, ma vogliamo soprattutto nell'Ananda Yoga nutrire questa parte più spirituale. So che tu tieni in maniera particolare a questo libro di Swami Kriyananda, Ananda Yoga. Swami Kriyananda è il mio insegnante, allora lo stimo tantissimo ovviamente. E per dire la verità, ho cominciato yoga quando avevo, che ne so, 13 anni, 14 anni, e poi ho lasciato tutto perché mi sembrava tutto troppo superficiale, solo il fisico, solo le cose. Volevo andare più in profondità e ho lasciato yoga per cercare altre cose. Quando ho trovato Kriyananda e Yogananda, il Kriya Yoga che insegna e l'Ananda Yoga, la parte fisica che insegna, ho ritrovato la profondità e la bellezza antica, in verità, dello yoga. In questo libro lui lo spiega, che si fa, come si fa yoga appunto per il corpo, per star bene, per la mente, facciamo delle affermazioni positive per nutrire la mente positivamente, e poi la parte spirituale, come aprirci, come dirigere la nostra energia in alto verso una realtà più grande. Tutto questo è descritto in questo libro, che vabbè, è il nostro manuale per un po' dello yoga. Jayadev, hai un consiglio, una piccola pratica quotidiana che puoi suggerire a chi ci segue da casa che possa essere messa in atto a partire da questo momento? Posso insegnare brevemente una pratica di Yogananda che consiste di due parti, una più fisica per ricaricarci di energia e poi una più meditativa. Allora, per chi mi ascolta, può essere in piedi e con una doppia inspirazione forte dal naso tendi tutto il corpo e senti che energia dall'alto ti sta entrando e ti colma tutto il corpo, vibri, vibri, vibri tutto il corpo, e poi lentamente rilassi e ascolti l'energia che si è aumentata in tutto il corpo. Ancora ripetiamo, inspira, tendi, vibra, senti che energia ti entra tipo dal cosmo, ti colma e rilassi e prova ad ascoltare l'energia che è ora più forte. E ora ti siedi. Importante sederti con la spina dorsale dritta, avere una sensazione dinamica ma comunque calma e rilassata. Chiudi gli occhi e cominci a osservare il respiro. Il trucco è questo: devi provare a ridirigere i tuoi sensi, la tua vista, il tuo percepire, che di solito va sempre fuori, dirigi dentro e prova a sentire il tuo respiro, il flusso del respiro, prova ad ascoltarlo, a sentirlo, come entra, come esce, e porta tutta la tua attenzione dentro, come se fosse qualcosa di molto prezioso il tuo respiro, tutto il tuo interesse, il tuo cuore sta dentro, ti ritiri dal mondo esteriore, vai dentro, 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 e un po' alla volta tu scopri la profondità del tuo essere. Fai questo per un minuto, due, che ora non abbiamo il tempo di aspettare, ma
dopo un po' di tempo eleva il tuo sguardo e guarda al punto tra le sopracciglia, che è il terzo occhio. Questo è il punto della supercoscienza in noi, il punto dove contattiamo qualcosa di più alto. Guarda lì intensamente e prova a sentirti in contatto con Dio, se tu credi in Dio, o con la supercoscienza, se preferisci, o con il tuo sé più alto, se lo vuoi chiamare così. E senti che finalmente non sei solo nel tuo ego, ma sei in contatto con una realtà superiore. Se lo fai tutti i giorni, la qualità della tua vita veramente aumenta, lo posso testimoniare dalla mia vita. Allora, quindi ricapitolando, bisogna inspirare con una doppia ispirazione. Ma doppia ispirazione in che senso? Doppia ispirazione attraverso il naso, una volta breve e poi lunga, così. E poi si tende tutto il corpo, fai vibrare e poi doppia ispirazione dalla bocca. Espiri breve e lungo, così. Questo per due volte in piedi? Sì, questo due volte in piedi. Poi ti siedi e cominci con la tua meditazione. Con la pratica contemplativa, due minuti, alla fine della quale alziamo lo sguardo verso il terzo occhio. Infatti, e cerchi di sentirti in contatto con la realtà divina. Infatti. Grazie, grazie. Buona fortuna con la pratica. Nello yoga la cosa più importante non è la teoria, ma la pratica e la trasformazione personale, che viene solo con la pratica personale quotidiana.